E dopo aver fatto letteralmente la spesa da Boots, c'è stato il risultato? È stato un cappuccino. Oggi la nostra Lyrical Pill sarà direttamente registrata dall'aeroporto di Gatwick. Allora, avete presente quando si dice che il respiro è vita? Bene, non è mai stato così tanto vero come nel canto. Un buon respiro equivale a un buon cantare. Quando in genere chiedo alle persone di dirmi: ma da dove viene il canto? La risposta più comune è: da qui. Allora, in parte è vero, perché le corde vocali sono effettivamente contenute qui, nella laringe, e sono quelle che alla fine producono il suono. Ma come? Intanto partiamo col dire che ci sono 6 tipi di respirazione: addominale alta, addominale bassa, clavicolare, dorsale, toracico costale, quindi comunque alta, e costo diaframmatica. E quella utilizzata nel canto è proprio quest'ultima, la costo diaframmatica. Perché così chiamata? Perché coinvolge sia le coste, cioè i muscoli intercostali, sia il diaframma, quel famoso muscolo semivolontario, involontario, semivolontario, non ho mai capito come... quel muscolo involontario che tutti conoscete. Questo tipo di respirazione in realtà voi la usate inconsapevolmente, ma la usate per esempio dormendo. Mettetevi distesi a pancia in su e mettete una mano sulla pancia. Adesso provate a inspirare tranquillamente e vedete che la vostra pancia si alzerà. Oppure provate adesso a fare un bello sbadiglio. Visto? Avete sentito? Si è attivato tutto là sotto. Oppure provate ad annusare qualcosa di buono, tipo il mio cappuccino. Sentito? Anche in questo caso si attiva tutto là sotto. Si chiama appunto costo diaframmatica proprio perché coinvolge le coste e il diaframma. Sì, ma non è che respiriamo con le coste e con il diaframma, cioè non è umanamente possibile questa cosa. L'unico organo adibito a immettere aria nel nostro corpo sono infatti proprio i polmoni. E dove sono i polmoni? Qui, vero? Qui. No, errato. I polmoni sono qua sopra, qua in alto, qui. Sono piccoli piccoli e poi quando inspirate si espandono tutti quanti. Mu espandendosi, cosa succede? Hanno bisogno di spazio e quindi se lo creano. Come? Spostando la cassa toracica, formata dalle nostre coste, alle quali sono attaccati i muscoli intercostali. E il diaframma in tutto questo che ci sta a fa? Beh, allora, abbiamo detto, i polmoni si riempiono, le coste si ampliano e il diaframma, che è posizionato proprio qui, mentre ovviamente si abbassa. Come però, visto che abbiamo detto che è un muscolo involontario? Ma grazie ai muscoli intercostali di cui abbiamo parlato prima. Perché appunto i muscoli intercostali che si trovano sulle coste sono attaccati al diaframma e quando le coste si espandono il diaframma viene, tra virgolette, controllato volontariamente e spinto verso il basso. In tutto questo poi cosa succede? Il diaframma si abbassa e intestino, stomaco e compagnia bella vengono spinti verso il basso. Quindi cosa fanno? Si spingono poi, trovano uno spazio naturale e spingono verso fuori. Per questo quando cantiamo sembriamo incinti. Ed è anche per questo che molti insegnanti dicono respira con la pancia, nel senso che in realtà l'idea è avere una respirazione non clavicolare o toracico-costale, che è comunque alta e quindi crea delle tensioni al collo che noi non vogliamo avere mentre cantiamo. E dicono di respirare con la pancia perché fa pensare all'allievo a una respirazione più bassa, più costo diaframmatica. Ma non vuol dire che l'aria va nella pancia. È più un suggerimento per pensare a una respirazione, diciamo, bassa e orizzontale. Adesso è entrata l'aria. E poi che succede? Che deve uscire. Allora, il gioco sta nel farla riuscire lentamente, dosarla durante il fraseggio, cioè durante la frase che viene cantata, con una risalita del diaframma graduale che viene controllato attraverso i muscoli intercostali. L'aria risalendo mette quindi in vibrazione le corde vocali contenute all'interno della laringe, che vibrando tra di loro in questo modo, sono bruttissime da vedere, in questo modo producono quindi delle vibrazioni che poi fuoriescono attraverso le varie cavità che noi abbiamo, parleremo anche delle cavità, risuonano nelle cavità e vengono poi proiettate verso l'esterno e producono il suono.